I pasticciotti presentano la ciotola Maldive. Nel 1960 l'architetto e designer italiano Bruno Munari progettò quest'opera, poi realizzata in alpacca satinata o in ottone brunito da Danese Milano. L'artista la chiamò Ciotola Maldive, in onore dell'incantevole arcipelago che si trova nell'Oceano Indiano. Ora proveremo a replicarla usando un semplice cartoncino. Innanzitutto si disegna un quadrato i cui lati misurino 20 cm. Questo quadrato va poi suddiviso in 16 quadrati, ognuno dei quali avrà un lato di 5 cm. Dopo aver tracciato le linee che formano i 16 quadrati, si misurano 2,5 cm in questo secondo quadrato partendo da destra. Poi si traccia una linea che arrivi a questo angolo. Si misurano altri 2,5 cm sul secondo quadrato partendo dall'alto e si traccia questa linea. Si misurano altri 2,5 cm sul secondo quadrato partendo da sinistra e infine 2,5 cm sul secondo quadrato partendo dal basso, tracciando le rispettive linee. Come vedete, si sono formati 4 triangoli uguali, che poi scuriremo con la matita per indicare le superfici da incollare. Infine si uniscono questi 4 punti centrali. A questo punto evidenzierò con il pennarello nero le linee da tagliare con le forbici. Il cartamodello di base è scaricabile anche dal link indicato nella descrizione del video qui sotto. Ora non ci resta che colorare la ciotola. Vi suggerisco di usare i pastelli perché l'effetto sarà molto più gradevole. Potete sbizzarrirvi con i colori e i soggetti più vari. Di solito si preferisce decorare la ciotola con motivi geometrici, ma c'è anche chi predilige motivi floreali, stelle e quant'altro. Una volta che avrete colorato la vostra ciotola, non vi resta che piegare e incollare i 4 lembi precedentemente tagliati sulla superficie già annerita con la matita. Il risultato finale sarà questo, una ciotola in stile maldiviano su cui gli isolani sono soliti appoggiare frutti e fiori. Voi potrete usarlo come svuota tasche o per riempirlo di caramelle e cioccolatini. Carino, vero? Provaci anche tu! Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.